benvenuto nella guida per installare l'Android. Ti serviranno alcune cose per completare il lavoro: un martello, uno spellafili, una bolla e un righello che trovi fustellato nella scatola. La base di ricarica dovrebbe essere posizionata entro 5 metri dalla presa di corrente e possibilmente all'ombra. Assicurati che il terreno sia piano. Controlla con la bolla. Lascia almeno 30 cm di spazio a sinistra e 80 cm nella parte destra, che è il lato usato dall'Android per tornare alla base. Fissa la base al terreno usando le viti e la brugola in dotazione. Controlla nuovamente che sia livellata. Ora connetti il cavo all'alimentatore e inserisci la spina nella presa di corrente. Se tutto è ben collegato, il LED lampeggerà, prima verde, poi rosso. Prendi 50 cm di filo perimetrale e passalo nella guida nella base di ricarica. Non ha importanza da quale lato inizi. Apri lo sportello nella parte posteriore dell'Android ed inserisci la batteria. Un clic indica il corretto inserimento. Usa il tempo necessario a disporre il filo perimetrale per caricare l'Android. Mettilo nella base e assicurati che le lamelle siano piegate di 15 gradi. Capirai che l'Android si sta caricando dal messaggio nel display, che varia a seconda del modello. Ora stendi il filo perimetrale. Controlla che l'uscita del filo sia perpendicolare alla base. Con i picchetti e il martello fissa il filo al terreno ogni 80 cm circa. Nel caso in cui il bordo del prato non sia ben definito, lascia uno spazio di 26 cm. Per i bordi a raso sono sufficienti 10 cm. C'è un righello fustellato nella scatola. È bene controllare che il filo sia alla giusta distanza dal bordo. Se c'è uno scalino, lascia uno spazio di 26 cm. In presenza di curve ad angolo retto, puoi usare la dima fustellata nella scatola. Posa la dima sul terreno e stendi il filo perimetrale attorno ad essa. Questo non è possibile in spazi ristretti. Crea degli angoli tondeggianti per facilitare la manovra all'Android. Un suggerimento: ogni tanto fai un'asola di 20 cm con il filo e fissala a terra. Ti consentirà eventuali aggiustamenti in futuro. Assicurati che il filo sia sempre a contatto col terreno. Se non lo è, usa un picchetto in più. Se c'è una zona che vuoi vietare all'Android e questa si trova a più di un metro di distanza dal perimetro, puoi creare un'area interdetta. Per fare ciò dovrai creare un'isola con il filo. Abbi cura che l'angolo di uscita dal perimetro sia retto. È importante che circondi l'area interdetta con il filo procedendo in senso orario o l'Android perderà l'orientamento. Ricordati che la distanza dell'oggetto dal filo deve sempre essere di 26 cm. Ora che hai circondato l'oggetto, torna con il filo al perimetro. Il segnale si cancella dove i due fili sono affiancati, consentendo all'Android di attraversarli. Quando ritorni al perimetro, fissa il filo e continua con la posa lungo il perimetro. Quando raggiungi la base di ricarica, assicurati che il filo sia in linea con la guida sulla base. Rimuovi l'Android dalla base di ricarica. Rimuovi lo sportellino sulla base e connetti i fili. Inizia dal cavo in uscita. Taglia il cavo in eccesso e spella nell'estremità. Inserisci il filo nel morsetto rosso di uscita a sinistra. Inserisci l'altro capo del filo attraverso la guida a destra. Taglia il cavo, spellalo e connettilo al morsetto di destra.
chiudi lo sportellino. Se tutto è ben collegato, il LED diventerà verde. Se il LED è rosso, qualcosa non va. Controlla che la corrente sia accesa, che il filo perimetrale non sia danneggiato, che le estremità del filo siano correttamente inserite. Se necessario, consulta il manuale nella sezione Soluzione dei problemi. Il tuo Landroid ora è pronto per tagliare il prato. Premi il pulsante di avvio e guardalo lavorare.